Questo dunque che vi ho fatto vedere nella lezione precedente non è altro che il diagramma delle fasi dell'acqua, ma naturalmente non è l'unico diagramma delle fasi, ce ne sono anche di altre sostanze. Per esempio, se io metto, non ho fatto tempo a cercarlo nella pausa, lo cerco ora, diagramma delle fasi zolfo, per esempio. Prof, non sta presentando. Ha ragione, presento immediatamente. Ha ragione, presento immediatamente. Sono biondo anch'io, Deva. Allora, dicevo che, eccolo qua, adesso lo vedete, diagramma delle fasi dello zolfo. Eccolo qua. Dov'è? Aspettate un secondo, l'ho visto qua. Qui, come vedete, è lo zolfo, naturalmente, solo che questo sito è inutilizzabile perché, come vedete, ecco qua, forse ce l'abbiamo fatto, ma mica, veramente speravo un'immagine un po' più bella, però anche perché questi siti, come vedete, continuano a fare assurdi pop-up con le cose, eccetera. Osservate questo. Uno diventa veramente difficile adoperare i siti, del resto loro vivono su queste cose qua e non possiamo lamentarci. Questo qua che vedete che sto catturando col solito sistema, salva, cattura, salva, è il diagramma delle fasi dello zolfo. Questo qua me lo chiudo subito, devo evitare di quei pop-up che vengono fuori. Allora, vedete. Carica, sfoglia, cattura, questo. Questo diagramma, come vedete, è più complicato di quello dell'acqua, anche di quello perfezionato col ghiaccio 2. Ha due fasi, la fase rombica e la fase monoclina, due fasi solide, e di conseguenza, in questo caso, come vedete, ha tre punti tripli, di cui qui fornisce i valori di pressione solo di due, ma di temperatura di tutti e tre. Come vedete, il primo si presenta a 96 gradi, il secondo a 119, il terzo a 151. Notate che il terzo punto triplo si ha addirittura la pressione di 1280 atmosfere. La fase rombica e la fase monoclina si distinguono tra di loro per via della presenza di, come vedete, una struttura cristallina molto diversa, mentre la fase liquida e la fase vapore sono assolutamente analoghe a quelle precedenti. Anche in questo caso, naturalmente, se provassi ad applicare la regola delle fasi, avrei che la varianza in caso di quattro fasi sarebbe sempre 3 meno 4 uguale a meno 1 e quindi non è nessun punto quadruplo e infatti lo si vede dalla figura. È d'accordo, Rossella? Su questo? Però le faccio notare un'altra cosa, perché anche in questo caso provo a cercarlo. Diagramma delle fasi, non dello zolfo stavolta, ma dell'anidride carbonica. Eccolo qua, anidride carbonica. Stavolta faccio prima, mi faccio furbo, vado a perdere le immagini ed eccolo qua. Questo qua mi sembra un diagramma abbastanza chiaro. Eccolo qui, molto, molto più chiaro anche di quello di prima. Anche in questo caso me lo ritaglio così ce l'avete. Poi ve li andate a vedere ancora, Rossella, i gem di cui vi metto il link sulla classe virtuale o non vi servono a niente? Io sì, perché delle volte tipo mi perdo delle parti e quindi mi servono. È per questo che li metto, infatti, così come lo stesso motivo per cui registro le lezioni in modo che ve le potete vedere. E di nuovo, è d'accordo, Rossella? Bene, Sì. allora qui vedete che anche in questo caso catturiamoci l'immagine ed ecco il diagramma delle fasi dell'anidride carbonica. Vedete che anche questo presenta
Fondamentalmente il punto critico non ve l'ho ancora spiegato, ve lo spiegherò poi. Il punto triplo, eccolo qua, si trova a 5,1 atmosfere. Attenzione però, perché questo è assolutamente analogo a quello dell'acqua, però una differenza, vi siete accorti? Il diagramma delle fasi dell'acqua era fatto così. H2O. Il diagramma delle fasi decarbonica è fatto così. Cioè, questa qua è decrescente, mentre questa è crescente. C'è una bella differenza tra questi due. Sì, questo infatti è il passaggio da solido a liquido. Qui significa, come vedete, che all'aumentare della temperatura aumenta anche la pressione necessaria, mentre qui all'aumentare la temperatura la pressione necessaria diminuisce. E questo ha come conseguenza che anche il volume diminuisce, e di conseguenza succede che la densità, come vi ho detto prima, dell'acqua solida è minore della densità dell'acqua liquida. Invece, al contrario, la densità della CO2 liquida è minore della densità della CO2 solida. E allora che cosa succede? Che la CO2 solida, il cosiddetto ghiaccio secco, affonda l'anidride carbonica liquida, mentre invece l'acqua liquida, no, il ghiaccio ci galleggia sopra. E allora, di conseguenza, l'acqua da dove comincia a gelare? Da sopra o da sotto, Rossella, secondo lei? Dal fondo o dal L'acqua pelo? inizia a gelare da sopra. Certo, l'acqua comincia a ghiacciare da sopra, e infatti voi lo vedete chiaramente che quando mettete l'acqua nel freezer e andate a contare ogni tanto, si formano qui i blocchi che poi si uniscono tutti insieme a formare uno strato. E infatti è quello che viene chiamato il... Aspettate un attimo, lo osserviamo benissimo sulla Terra. Forse mi basta anche questo, perché è quello che viene chiamato, ragazzi, il PAC. Tutti l'avete visto il PAC, endocrino convenzionale, che c'entra il muscolo di uno, non lo so. Io sto cercando questo PAC. Come vedete, quello antartico, si vede che ha altri significati. PAC Antartide, vedete, eccolo qua. Questo è il PAC. Guardate, questa è una struttura molto interessante, come vedete, in cui si vede un rompighiaccio che naviga attraverso questi lastroni di ghiaccio. Il ghiaccio galleggia sopra e ovviamente quando fa molto molto freddo si fonde tutto in uno strato fatto così, vedete? Ma questo significa che gli oceani cominciano a ghiacciare dalla superficie e non dal fondo. Mi scusi, Marta, ma secondo lei se l'oceano cominciasse a ghiacciare dal fondo, la vita sulla Terra sarebbe possibile? Secondo lei? Probabilmente no. No, perché tutto diventerebbe ghiaccio, tutto il volume dell'acqua e i pesci e gli animali morirebbero, tranne quei pochi forse che riuscirebbero a andare in criogenia. No, per esempio, ci sono dei batteri che riescono a resistere in criogenia nel ghiaccio anche per molti anni, ma si tratta di batteri, non di esseri superiori, giusto? La vita sulla Terra sarebbe impossibile. E allora questa è quella che... un grande filosofo che vedrete in Quinta, Hegel, chiamava una delle astuzie della ragione. Cioè, se l'acqua si comportasse come carbonica, allora vita sulla Terra sarebbe possibile. Invece, la ragione, come la chiamava lui con R maiuscole, Logos, ha stabilito in modo che l'acqua non ghiacci. Infatti, l'acqua è l'unica sostanza tra le più comuni che noi conosciamo che ha questo diagramma invece di questo. E allora come spiegarlo? Questo ha portato alla formulazione del cosiddetto principio antropico e per la precisione del principio antropico forte. Lei, Chiara, ne ha mai sentito parlare?
principio a traffico forte. Mi sembra ce l'avessi accennato l'anno scorso. Bene, sono contento. In pratica, il principio a traffico forte dice che tutti i parametri dell'universo, la costante di Planck, eccetera, sono regolati in modo da avere i giusti valori che permettono la vita, perché qualcuno o qualcosa, potete chiamarlo Dio, potete chiamarlo Logos, come faceva Hegel. Potete chiamarlo, che so io, una forza interna all'universo stesso, come diceva Einstein, ha regolato tutto in modo che nascesse la vita, no? Chiaramente è una formulazione molto seducente, anche dal punto di vista ontologico, dal punto di vista ermeneutico, eccetera. Ma io, se vi devo dire tutta, io non credo nel principio antropico forte. Io credo invece nel principio antropico debole. Antropos vuol dire uomo, ovviamente in greco. Ebbene, cosa c'è il principio antropico debole? Che esistono infiniti universi, il cosiddetto multiverso, in cui ciascuno dei quali le costanti fondamentali della fisica hanno un valore differente. Ora è chiaro che soltanto in pochi di essi i valori dei parametri sono compatibili con la vita. Per esempio, se la cosiddetta costante di struttura fine avesse un valore diverso soltanto per un milionesimo dal valore che ha, gli atomi non potrebbero esistere, quindi neanche la vita. Allora, noi viviamo appunto in uno dei pochi universi che è compatibile con la vita. E allora, perché noi vediamo proprio quei parametri esatti, così regolati? Oh bella, perché se avessero valori diversi non ci sarebbe nessun osservatore a misurarli e di conseguenza quegli universi là restano sconosciuti, sia perché noi non possiamo arrivarci, sia perché là non c'è nessuno a misurare i parametri. Ha capito, Rossella, la differenza tra principio antropico forte e principio antropico debole? Sì. Ovviamente, ben inteso, ci tengo a sottolinearlo, questo non esclude l'esistenza di Dio, ci mancherebbe, non è una prova contro l'esistenza di Dio, il principio antropico debole. Semplicemente, come sapete, io sono un seguace di Kant, il famoso filosofo tedesco vissuto nell'illuminismo, il quale distingueva chiaramente tra la ragione pura e la ragione pratica. La ragione pura non può assolutamente concepire concetti come Dio, l'immortalità dell'anima, o meglio, può concepirli, ma non può dimostrarli. Non può dimostrare concetti come l'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima o la risurrezione dei corpi o tutto quello che volete. A questo può arrivare la ragione pratica, che poi naturalmente coincide con quella che noi chiamiamo la fede, naturalmente. Di conseguenza, ragazzi miei, semplicemente la fisica non si occupa di quel problema e quindi è logico che un principio antropico forte non ha nessuna cittadinanza nella fisica che noi studiamo, perché la fisica è basata solo sulla ragione pura. Non so se mi sono spiegato, Margherita, con questo concetto. Direi che è tutto chiaro. Benissimo. E lei, come si chiama? Signor Alessio, ha capito? Sì, ho qui, prof. E lei, Diego? Sì, prof. Bene. Ora mi sente lei, Romeo, che prima non l'ho sentita? Sì, prof, ci sono. All'inizio non sentivo, alla prima ora non la sentivo bene, adesso è meglio. Benissimo. Allora, per forza, c'aveva le cuffie della musica in testa, vero Romeo? No, no. Sto scherzando, Esatto. sto scherzando. Va bene, spero che questo concetto vi sia chiaro e spero di avervi segnato qualcosa di interessante. Qual è il suo parere in proposito, Rossella? Posso saperlo? Intende sul Il principio principio di sì. io, cioè, nel senso, per me è il principio debole.
Infatti anch'io vedo che sono seguace del principio antropico debole. Tra l'altro, questo principio antropico debole prevede il concetto di multiverso che per la maggior parte dei miei colleghi è eretica. Lo sa perché, Rossella? Perché No. immagini che esistono infiniti universi in cui tutte le leggi della fisica sono possibili, anche le più strappalate. Allora, tutto è accaduto, tutto quello che può accadere accade, anzi accade infinite volte. E allora, scusi, il principio della fisica secondo cui una legge fisica è vera solo se posso sottoporla a verifica sperimentale crolla. Perché sicuramente c'è un universo in cui anche la legge più strappalata vale e qui nulla può essere sottoposto a verifica sperimentale e quindi si ricade nel famoso nominalismo che è alla base del nome della rosa, no? Stato rosa questa nomine, nomina nuda tenebus, cioè noi abbiamo solo i nomi alle cose e non la loro entità. Capisci perché la maggior parte dei miei colleghi ritiene eretico il concetto di multiverso? Sì. Io però ci credo, infatti di tutti i miei romanzi di fantascienza che ho scritto sono tutti basati sul concetto di multiverso, guarda caso. Va bene. Ci sono domande su questo, Virginia? Ho capito? No, è tutto chiaro. Va bene. Allora, introduciamo nel resto dell'ora un altro concetto fondamentale, che è il concetto di gas perfetto. Chiusa la regola delle fasi, introduciamo il concetto di gas perfetto, che fu introdotto da molti fisici, indipendenti l'uno dall'altro. Il primo che l'ha studiato, come vi ho detto una volta, mi sembra stato Ruggero Boscovich, il primo che ha reintrodotto il modello atomico. Ve l'ho detto, vero Martina? Chi ce l'aveva detto? Bene, allora in pratica cos'è la definizione di gas perfetto? È un gas formato da molecole puntiformi, il che vuol dire con volume proprio trascurabile. Come dei punti in pratica, no? Senza dimensioni, che possono interagire solo per urti elastici. Quindi, atomi piccolissimi, molecole piccolissime puntiformi che quando si scontrano ribalzano elasticamente. Ma allora, secondo lei, Martina, un gas perfetto può liquefare? Qual è il suo parere in proposito? Non lo so. Ascolti, se ribalza elasticamente, posso legarsi le molecole tra di loro? Ah, E quindi vede che un gas perfetto non può liquefare. Rimane perfetto fino allo zero assoluto. Di conseguenza, ecco perché è un gas perfetto. Esistono i gas perfetti, ma certo che no. È un ideale, un modello in fisica si dice. Però i gas, possiamo chiederci, i gas reali, che sono quelli con cui abbiamo a che fare, per esempio, se io progetto un reattore AGR, Martina, Advanced Gas Reactor, un reattore avanzato raffreddato a gas, è chiaro che devo usare le leggi di gas reali, è d'accordo? Perché se uso quelli di gas perfetti rischio di fare degli errori clamorosi, giusto? Però la domanda è, un gas reale, i gas reali si possono comportare come gas perfetti? Almeno in certe situazioni molto particolari? La risposta è sì. Quali sono queste due condizioni? Anche perché dopo ve le chiedo nelle interrogazioni e non me le sapete dire. Il primo è che il gas sì, se sono rarefatti i gas reali. Rarefatti vuol dire bassissima pressione.
Un gas rarefatto, infatti, ha le molecole molto lontane tra di loro e quindi come si vede una molecola dall'altra? Si vede putiforme perché è lontana. E quindi la prima condizione del gas perfetto è soddisfatta. È d'accordo con questo, signor Venturini? Chiaro? Leonardo? Mi siete Leonardo? Boh. Invece, quale Sì, che posso. prof. Ah, Non riesco eccola. Ok, a attivare il microfono, scusa. niente. Allora, posso interagire. Invece, poi, se posso contare con i perfetti, seconda condizione, sì. Se sono caldi, cioè se sono lontani dalla temperatura di condensazione. Infatti, se sono caldi, voi sapete che un gas caldo ha le molecole molto veloci, giusto? Ma se sono veloci, quando si urtano, non fanno in tempo a legarsi tra di loro e quindi rimbalzano e di conseguenza subiscono solvuti elastici. Sono così veloci che rimbalzano conservando le energie cinetiche, quindi gli urti tra molecole sono solo elastici. Chiaro il concetto, signor Tagliaferro? L'ho capito? Sì, prof, tutto chiaro. Benissimo. Quindi gas rarefatti e gas lontani dalla temperatura di condensazione. Per esempio, l'area della stanza in cui lei ora si trova, Tommaso, secondo lei si può considerare un gas ideale? Penso di no. Pensiamoci un attimo. È rarefatto? Lei vede qualcosa tra lei e il computer? No. Non vede il vapore della nebbia? E No. quindi il gas si può ritenere rarefatto, è trasparente, giusto? Sì. Inoltre è lontano dalla temperatura di condensazione? Sì. E direi di sì, perché guardi un po', se io qui scrivo, no, ho cercato ancora PAC, se io qui cerco temperatura, liquefazione, aria, eccolo qua, è 195 gradi sotto zero. Quindi mi permetta, Tommaso, se nella sua stanza ci sono 20 gradi, vuol dire che ci sono più di 200 gradi tra la temperatura di condensazione dell'aria e la temperatura in cui si trova, e quindi il gas, l'aria della sua stanza si può ritenere tranquillamente perfetto. Un gas perfetto, è d'accordo, Tommaso? Sì, completamente. Invece il vapore che si alza quando lei fa bollire l'acqua per fare la pasta, oppure il fumo della sigaretta, non sono affatto lontani dalla temperatura di condensazione e non sono nemmeno rarefatti, perché lei li vede, vede le volute di fumo, di vapore, e di conseguenza quello non è un gas perfetto, così come il vapore d'acqua che forma una nuvola. D'accordo? Sì. Bene, ora per i gas perfetti, allora, ogni stato di un gas perfetto viene, ogni stato termodinamico viene rappresentato da tre parametri, che sono quelli che vi ho già indicato nella lezione precedente: pressione, volume e temperatura. Però c'è da chiedersi se sono indipendenti tra di loro legati. Per un gas reale sono probabilmente indipendenti tra di loro, invece per un gas perfetto ci sono dei legami che sono espressi dalle leggi dei gas perfetti. Le avete già fatte, Tommaso, in chimica o è la prima volta che ve le dico io? Che le si ricordi, eh? Le avete già Sembra viste? Eh? sia la prima volta, Va però bene. magari mi sbaglio. Vediamo. Allora, bisogna utilizzare un altro piano. Quello prima, pressione e temperatura, era il piano delle fasi, o diagramma delle fasi. Stavolta bisogna usare il piano di Clapeyron.
è un nome un po' difficile, francese, Clapeyron, come vedete. In questo caso si tratta... A volte vi confondo con la nazionalità dei fisici. Eccolo qua, no, Émile Clapeyron mi ricordo che era effettivamente francese. È stato uno dei pionieri della ferrovia, ingegnere qui di ferroviario, e vedete che è vissuto in pieno 800 e ha realizzato il cosiddetto piano di Clapeyron, il quale era è fatto così, non ha pressione temperatura ma pressione volume, e noi lo useremo più volte questo. Allora, se io ho una retta orizzontale nel piano di Clapeyron così, quale grandezza rimane costante secondo voi? Lei cosa ne pensa, Martina? Se ho una retta orizzontale così, una semiretta, quale grandezza resta costante? La pressione. Esatto, e quindi questa si chiama una isobara, perché la trasformazione a pressione costante prende il nome di isobara. Quasi tutte le reazioni chimiche sono isobare perché avvengono a cielo aperto. Sa, Martina, qual è l'unica importante reazione chimica non isobara? Non lo so. Esplosione, perché produce una violenta variazione di pressione, d'accordo? Vuole che proviamo? La leghiamo a un barile di dinamite e accendiamo la miccia? No, non mi sembra una buona idea. No, infatti, neanche a me. Allora, invece una retta verticale, una semiretta verticale, il volume è costante, è d'accordo, Martina? Sì. E quindi V uguale a costante... Questa prende il nome di isocora o isovolumica, però io preferisco isocora. E questa si verifica quando voi avete una trasformazione che avviene dentro un recipiente chiuso. E poi vi è l'isoterma, che avviene a temperatura costante. Occhio perché inganna, perché isoterma sembrerebbe dire uguale calore, ma in realtà isoterma significa temperatura costante. Allora, lungo l'isoterma, che rappresenterò in verde, vale una legge molto famosa, la legge di Boyle. Abbiamo provato più volte, io la prof Rola, di trovare un modo per verificarlo sperimentalmente in laboratorio, non siamo mai riusciti a trovare risultati soddisfacenti. La legge di Boyle mi dice che la pressione e il volume sono inversamente proporzionali, PV uguale a costante, o se preferite P1V1 uguale a P2V2, una specie di proporzione. Quindi all'aumentare della pressione il volume diminuisce e così via. In pratica succede così, guardate. Voi prendete un recipiente, un cilindro con stantuffo, un pistone in pratica. Qui c'è un gas perfetto e qui ci mettete un peso, qui una pressione. Se voi raddoppiate la pressione, mettendoci due pesi, vi accorgete che il volume è dimezza. E questo è logico, naturalmente. Ha capito, Alice? L'è chiaro? Sì, sì. Benissimo. Invece, infatti, se P per V qui equivale a dire X per Y uguale costante, e non so se l'avete fatto in prima, ma spero di sì. Allora, vuol dire che pressione e volume sono inversamente proporzionali, e l'inversa proporzionalità si rappresenta con iperbole equilatera. L'avete vista, Margherita, in prima questo? Sì, cioè il grafico delle... Esattamente proporzionale, sì, l'abbiamo visto. E quindi è d'accordo che viene un'iperbole così, giusto? Sì. Più alza la temperatura e più l'iperbole si alza così, naturalmente. Invece, lungo l'isobara, no, l'isoccora, facciamo prima, lungo l'isoccora, quindi in azzurro, spero che ci vediate tutti, e ci vede Alessio. Sì, sì. Volume uguale a costante, vale la legge di Gay-Lussac. Prima che la facciate voi la battuta, la faccio io. Non si chiamava così Gay-Lussac perché era LGBT, è naturalmente il suo cognome. In ogni caso, comunque,
quest'altro chimico francese, mentre Robert Boyle era inglese, un amico di Newton, stabilì che la pressione alla temperatura T è uguale alla pressione alla temperatura 0 gradi per 1 più alfa T, dove T è la temperatura centigrada e alfa è una costante che vale per tutti i gas ed è uguale per tutti i gas perfetti, mentre invece cambierebbe da gas reale a gas reale. Per tutti i gas perfetti vale 1 su 273,15 grado centigrado alla meno 1. Annotate questo valore perché ci servirà. Sono stato chiaro, signor Marangolo, fin qui? Sì, sì. Benissimo. Non puoi ripetere i valori. Certo, alfa è uguale a 1 fratto 273,15 grado centigrado alla meno 1 e questo vale per tutti i gas perfetti, cioè per tutti i gas reali che si comportano come perfetti. D'accordo ora? Lei Rebecca Febe, non siete trascurata oggi, Ha capito questi concetti? Sì, sì, per me è tutto chiaro. Bene. Invece l'isobara, cioè a pressione costante, allora, secondo alcuni libri, forse anche il vostro, si chiamano la prima legge di Gay-Lussac, quella dell'isocrono, la seconda legge di Gay-Lussac, quella dell'isobara, ma io preferisco distinguerle e dare un tributo anche a un altro fisico inglese, e viene chiamata questa qui la legge di Charles, noi la chiameremo così. Però sappiate che da qualche parte si chiama la seconda legge di Gay-Lussac, che ha il suo analogo alla precedente. Il volume del gas a temperatura T è uguale al volume a 0 gradi per 1 più alfa T, dove alfa è lo stesso valore della legge di Gay-Lussac. Queste sono le leggi di gas perfetti e sono abbastanza semplici e furono dedotte sperimentalmente dai loro autori, cioè eseguendo delle esperienze con strumentazioni ovviamente migliori delle nostre. Per esempio, facciamo un esempio per capirci. Supponiamo che un gas alla temperatura di 0 gradi centigradi occupi un volume V0 di 54 litri. Domanda, questo gas perfetto che volume occuperà alla temperatura di 300 gradi centigradi? Allora, io devo applicare, naturalmente sto eseguendo lungo un'isobara, e allora devo applicare la legge di Charles, V uguale a V0 per 1 più alfa T. Quindi V0 è 54 litri, posso lasciarlo così, per 1 più 273,15 per 300. È d'accordo, signorina Calzavara? Ha capito? Sì, tutto chiaro. Bene, bene. Ora, questo qua significa 300 diviso 273,15, che mi dà questo valore, più 1 fa questo, per 54 mi dà 113,3 litri. E come vedete si è espanso parecchio, naturalmente. Beh, è logico, perché se io ho il mio cilindro costantuffo e qui ho le molecole di gas, se io lo scaldo, questo gas, le molecole vanno più veloci e quindi devono occupare necessariamente più spazio perché sgomitano e quindi naturalmente il volume aumenta a parità di pressione che c'è sopra. È chiaro, Valentina? Ha capito? Sì, è chiaro. Benissimo. Mi sa che non c'è un 7 nel valore di alfa. Sì, qui, grazie. L'ho fatto giusto, mi sembra, il calcolo, ma qui non ho scritto un 7, grazie. E lei, Rossella, no, chi ha parlato? Lei, no, Rossella. No, di nulla. Non ho capito, chi ha parlato?
sono Virginia. Scusi Virginia, ho confuso le voci, mi perdoni. Grazie Virginia. No, per carità, per fortuna che c'ha. Ha sentito la novità, signorina Valenti? Dipende, no. Come? Davvero, non ha sentito? Guardi, glielo faccio vedere io. Ah, della Virginia, della... No. Sì. Ho sentito che hanno abolito la pena di morte. Oh, vede, finalmente una buona notizia, eccola qua, guardi, la Virginia ha abolito la pena di morte, il primo stato, tra l'altro definire sud della Virginia è un po' difficile, si chiamerà per South, viene catalogato nel sud solo perché si schierò con la Confederazione durante la guerra di secessione, perché era stato schiavista, ma non è uno stato del sud in realtà. Francamente l'idea che anche il peggiore dei criminali, no, sia legato a questo lettino, che notate che sembra Cristo in croce, quando viene legato a questa cosa, gli viene infilato un ago nella vena e gli viene iniettato un fortissimo anestetico mescolato con un veleno potente, nerovino che blocca i muscoli e il cuore, beh, francamente a me fa spezzare qualcosa dentro. E a lei, Virginia? Sì, anche a me, infatti, sono contenta di questa notizia. Infatti fa un po' sorridere, perché gli Stati Uniti dicono di essere il paese più civile del mondo, è d'accordo, però infatti sotto alcuni aspetti lo sono, vista la costruzione che hanno scritto i loro padri, però praticano un sacco di pene capitali tutto l'anno, hanno perseguitato e sterminato gli indiani, perché gli faceva comodo i nativi americani, perché gli conveniva rapinare le loro terre. Hanno perseguitato i neri e adesso anche gli asiatici in tutti i modi possibili e immaginabili. Mi ricordo un film in cui una diceva a un americano del sud, Dio ti punirà perché hai avuto un figlio nero. Beh, negro, anzi loro dicevano, beh insomma, alla faccia della civiltà, è d'accordo Virginia? Mm-mm. Vabbè, questo dimostra che è meglio non definirsi mai civili, perché a volte chi magari sembra non esserlo è più di noi. Vabbè, in ogni caso, comunque ragazzi, non so, mi viene in mente per esempio il Burkina Faso, uno stato poverissimo dell'Africa, no? Che non potrebbe essere paragonato apparentemente con gli Stati Uniti, però non vorrei sbagliarmi, però mi sembra che lui non ha mai avuto la pena di morte dalla sua indipendenza, per cui vedete che a volte, vabbè, comunque tornando a noi, naturalmente un altro esempio potrebbe essere l'uso della legge di Boyle. Per esempio, so che ho una trasformazione isoterma, vedremo che è la più difficile da realizzare, almeno per i gas ideali. Io parto da una pressione di 3 atmosfere e da un volume di 40 litri. Se la pressione finale sale a 12 atmosfere, quant'è il volume finale? Beh, devo usare la legge di Boyle, P1V1 uguale a P2V2. Di conseguenza V2 è uguale a P1V1 fratto P2, quindi 3 atmosfere per 40 litri fratto 12 atmosfere. Atmosfera va via, 3 e 12 fa 4, 4 con 40 fa 10, quindi 10 litri. Ed ecco come si usano. Ha capito Stefano? Mi sente adesso? Sì, prof. Bene. Noti Stefano che se io rappresento la mia legge di, per esempio, la legge di Charles, mentre la legge di Boyle abbiamo visto che nel piano PV è rappresentata da una iperbole equilatera e sempre più Clapeyron da una retta verticale, invece se io rappresento in ascisse la temperatura centigrada e in ordinate il volume, questa è una relazione lineare, d'accordo Stefano? Sì. Perché vedi che qui c'è T, ma non è una proprietà diretta perché qui c'è questo 1 più, è d'accordo? Sì. E quindi questa è una retta, o meglio una semiretta, è d'accordo? Però
che non esce dall'origine, dico bene? Si è spostata in su. Infatti se lei mette qui t uguale a 0, alfa per 0 fa 0, più 1, 1 per v0, v0, quindi parte da v0, che infatti il volume a 0 gradi, è d'accordo? Giusto? Sì. Ma se estrapolassi la legge di Charles per temperature negative, estrapolare vuol dire portarla in un ambito di varietà più ampio, scoprirei, non l'ho fatto molto bene, scoprirei che c'è a un certo punto un valore di temperatura al quale il volume diventa zero. Ma potrei scendere sotto questa temperatura qui? Cioè potrei andare lì sotto? No, perché il volume diventerebbe negativo e questo è intuitivamente impossibile. Quindi a quanto pare esiste una temperatura più bassa di tutte. Quanto vale questa temperatura più bassa di tutte? Basta imporre in questa legge di Charles il volume uguale a zero. Quindi V0 per 1 più alfa T uguale a 0. Ovviamente qui V0 va via perché se divide tra i membri qui rimane 0 e mi dà 1 più alfa T uguale a 0, cioè alfa T uguale a 0, scusate, a meno 1, e quindi T uguale a meno 1 su alfa. Ma prima alfa abbiamo detto che era 1 su 273,15 centigradi alla meno 1 e quindi diventa meno 273,15 gradi centigradi. Quindi c'è una temperatura più bassa di tutte, sotto la quale non posso scendere. E sa, chi di voi sa come lo chiamiamo questo valore? Lo zero assoluto. Benissimo, si chiama lo zero assoluto. Perché zero assoluto? Perché lo zero centigrado, lo zero Fahrenheit sono zeri convenzionali. Per esempio, metto zero dove l'acqua ghiaccia, ma chi mi dice che lo zero deve essere posto lì? È una mia convenzione, giusto? Così come mettere la quota zero del mare oppure il meridiano fondamentale a Greenwich, che è un sobborgo di Londra. Mi scusi, ma se gli antichi romani avessero misurato le longitudini, cose che non hanno fatto ovviamente, mi scusi Martina, ma secondo lei da dove passerebbe il meridiano fondamentale zero, secondo lei? Ovviamente per Roma. Per la precisione per il foro romano, secondo me, lo sa? Perché lì c'era un cippo di bronzo da cui partivano tutte le vie, le numerazioni in miglia di tutte le vie romane, ecco perché si dice che tutte le vie portavano a Roma, lo sapeva? No, non lo sapevo. Comunque è ovvio che ha ragione lei, sarebbe da lì, sarebbe il meridiano di Roma, non il meridiano di Greenwich, anzi il meridiano del foro probabilmente lo chiameremmo. In ogni caso, ecco perché John Thomson, meglio noto come Lord Kelvin, perché era un nobile inglese, ebbe l'idea di porre lo zero qui e di considerare una nuova scala termometrica in cui il grado ha la stessa ampiezza del grado centigrado, e lui lo chiamò grado Kelvin, ma cioè allora lo chiamano grado Kelvin, ma adesso lo chiamiamo Kelvin e basta. E allora, dato che il Kelvin è uguale, un Kelvin è uguale a un grado centigrado come entità, e dato che parte da meno 273,15, ho finito ragazzi, allora è evidente che la temperatura assoluta che si indica con la lettera T maiuscola è uguale alla temperatura centigrada più 273,15, mentre la temperatura centigrada è quella assoluta meno 273,15. Ha capito, signor Pulicelli, perché Kelvin ha introdotto la scala che è la scala che porta, che poi, a cui poi hanno dato il suo nome? È chiaro? Beh, sì, direi di sì. Benissimo, va bene ragazzi, dopo vi assegno qualche esercizio, se non lo trovo sul vostro libro ve lo invento io, anche se non interrogo, se volete provare a farle per lunedì, poi li correggiamo comunque, d'accordo? Perché le leggi di Gauss perfetti sono l'argomento fondamentale, io l'ho fatto in seconda, con i miei ragazzi in seconda adesso, quest'anno, così in terza, perché io la terminologia la faccio in seconda, non in prima, così almeno
rimane fatta. E inoltre, sa quanto tempo ci sono rimasto sulla termologia quest'anno, Martina, in seconda? Immagino più tempo di quello che abbiamo fatto noi in prima. 3 mesi, infatti.